Amici, bentornati a Music Challenge, un saluto da Mimmo e da Vincenzo. E oggi super ospite con noi Giulia Luzzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon anno innanzitutto. Auguroni anche a te, noi siamo onorati di averti qui perché sei un'artista poliedrica, dal doppiaggio alla TV, al canto, alla radio, al teatro, al ballo, quindi oggi diciamo ti conosceremo meglio, però anzitutto ti vogliamo fare il buon compleanno, anche se in ritardo, perché ieri è stato un giorno particolare per te. Sì, è stato il mio compleanno, un compleanno diverso, chiaramente insomma con tutte le restrizioni possibili del mondo, però allo stesso tempo, come ho anche detto sui miei social, un compleanno molto sentito, intimo, con le persone più importanti. Giulia, ma fammi un pochettino capire, perché questo cambio di nome da Giulia Luzzi a Giulia? Allora, sì, giusta domanda, è bella domanda, necessaria credo perché se lo chiederanno in tanti. In realtà, come vedete, anche mi sono scritta Giulia Luzzi perché io sono Giulia Luzzi, chiaramente, non ho voluto rinnegare il mio cognome, però per quanto riguarda la mia parentesi discografica, perché porto avanti diciamo più percorsi, mi piace spaziare, mi piace non restare solo su un settore dell'arte, perché sono un amante dell'arte a 360 gradi, però siccome comunque siamo in un paese dove non c'è questa mentalità come quella per esempio americana di poter fare più cose, no? Allora era giusto che la mia parentesi discografica avesse un nome unico per quella parentesi, quindi la scelta di tenere il mio nome solamente, non volevo un nome d'arte, volevo una diversificazione e quindi ho ottenuto soltanto Giulia, scritto in stampatello, per quanto riguarda tutta la parentesi discografica, tutti i brani che ho fatto e farò uscire. Ed ecco, proprio per parlare della parentesi discografica, che ormai tanto parentesi non è, perché effettivamente stai seguendo un percorso musicale, diciamo, da 11 anni almeno. E allora, diciamo, questo nuovo è da poco più di un anno. Esatto, la parte nuova è stata poco più di un anno. Allora, il 30 ottobre è uscito appunto il nuovo singolo Prescindere da te. Allora, parlaci un pochettino di questo bel brano. Allora, è un brano che lancia un messaggio che mi piace molto, insomma, per il quale mi piace molto farmi portavoce, perché sono seguita da tante ragazze, tante donne giovani o meno giovani anche, insomma, però da prettamente una fascia femminile, come succede a tutte le artiste, a tutte le ragazze come me che fanno parte di questo mondo. C'è la fascia femminile che è quella preponderante sempre, no? Che ti segue, che ti studia, che ti sta dietro. E tante volte mi sono resa conto, parlando anche con chi mi segue, perché poi ho un rapporto molto diretto, rispondo, io cerco di rispondere a tutti, di ascoltare un po' le storie di tutti, e mi piace stare lì a conoscere anche chi mi segue, no? Per capire. E spesso ho notato che insomma venivano fuori storie di ragazze che magari all'interno di una relazione erano la parte più debole, ovvero la parte che non riusciva a prendere una posizione, non riusciva a prendere una decisione quando c'era da prendere, stavano sempre un passino indietro, si accontentavano, si abituavano ad una certa situazione che non era quella che in realtà faceva per loro, comunque che le rendeva felici. E quindi con Prescindere da te ho colto l'occasione per lanciare un po' questo messaggio: non voglio più prescindere da te, inteso come te, quello che mi stai dando in questo momento che non mi va più bene, quindi non voglio più tralasciarlo, non voglio più far finta che non esista questo problema, e quindi mi rendo conto, ne sono consapevole e decido di continuare da sola, perché molto spesso si rimane in una relazione anche per paura di restare soli, e questo proviene da un'insicurezza di fondo. Invece secondo me tutti noi dobbiamo stare prima bene con noi stessi, dobbiamo prima volerci bene, amarci noi stessi, soltanto in quel modo trasmetteremo anche quella voglia di farci amare, perché se non siamo i primi noi ad amarci, chi ci deve amare? E quindi è un messaggio che in realtà è arrivato anche in maniera molto forte, mi ha fatto molto piacere, dalle donne, no? L'hanno recepito, devo dire. Poi se prenderanno insomma in considerazione i miei consigli non lo so, però la botta alla pancia che volevo arrivasse è arrivata. Ma la botta alla pancia arriva anche perché questo brano è accompagnato da un video, che è un'altra bella botta, diciamo, bella, bella forte. È un po' noir, è un po' un tragicomico questo video. Allora, facciamo una cosa, dato che questo canale si chiama Music Challenge, dove challenge sarebbe sfida, facciamo una piccolissima sfida. Ti va di vedere assieme il video e commentarlo per tutta la sua durata? Assolutamente sì. Ok, ecco il video, vai Giulia.
Allora, il video comincia con me in questa stanza. Abbiamo girato in Puglia, in una casa abbandonata che questo regista Mauro Russo utilizza molto spesso per girare videoclip, perché può trasformarla come vuole. Se ci fate caso, c'è un cuscino vicino a me con scritto Je t'aime, che è un piccolo richiamo al francese di Mon Amour. Allora, sono in questa stanza da sola che mi lamento del fatto che, insomma, mi sento trascurata da questo, da quest'uomo. E quindi la prima parte del video in realtà è una parte un po' malinconica, un po' di lamento, un po' di insoddisfazione, ma da questo momento in poi inizia la ribellione. Comincio a rompere il cuscino, escono tutte le piume, è come se ci fosse una soggettiva su di me che mi guarda, come se fossi io la televisione a questo punto, invece prima c'era una televisione vera. E qui, insomma, inizia anche un po' una fase da guerriera. Mi tolgo il maglione, c'ho questa anche collana, questo top, vedete, inizio proprio a trasformarmi ed a vestirmi per spaccare la camera che rappresenta la casa e quella che è la relazione con questa persona che ho deciso di interrompere. E quindi inizio a rompere vari oggetti nella camera, il tavolino, ed è tutto vero, ed è tutto verissimo, cioè queste erano tutte cose vere prese dal regista. E vedete qui, questa è stata la prima cosa che ho rotto, quindi devo dire che ero un po' spaventata all'inizio, però poi in realtà ci ho preso gusto. Infatti il regista era preoccupato, ha detto: ah, ma vedo che stai proprio arrabbiata. E quindi spaccavo tutto, poi è stato in realtà liberatorio, molto bello. Questa tipologia di immagini, insomma, sono delle immagini che, se volete, potete diciamo mettere in atto anche voi, ma non ve lo consiglio a casa, ovviamente. Ma ci sono le stanze della rabbia in tutta Italia, ormai sono molto famose. Si affitta questa camera per un tot di tempo, avete più oggetti a disposizione e potete spaccare tutto. È un modo per sfogarsi senza rompere nulla in casa propria, ma nei luoghi appositi. E qui, insomma, poi ecco, continua a spaccare tutto, come vedete, e a lanciare addirittura il telefono. Comunque poi alla fine, la sedia anche, non manca nulla. Alla fine il video si conclude con una me soddisfatta che quasi ridacchio in camera, dicendo: ok, adesso sono libera, ho rotto tutto e vado avanti. Ma tu nel video sei elegantissima, c'è questo contrasto, no? Perché uno non si immagina una persona, ecco, arrabbiata, che però ha una cura di se stessa. Sì, c'è un po' questo contrasto, mi hanno detto anche che sono un po' sopra, cioè sembro Audrey Hepburn e poi sotto sembro un'eroina dei fumetti. Sì, in realtà poi c'è anche questo look che è molto elegante e curato, volevamo creare un po' dei contrasti, ecco, questa è la verità. Senti, parliamo un attimo anche dell'arrangiamento di questo brano, perché si passa effettivamente da strofe in stile pop ad un inciso molto melodico. Molto melodico, sì. Sì, beh, quello che mi piace molto di questo brano, la sua modernità, ma allo stesso tempo il suo proprio essere classico. Questa è proprio musica italiana pop, un ritornello che apre molto, con anche frasi un po', diciamo, più tese, e mentre nella strofa è un po' più ritmato, tagliente, scadenzato. E la produzione del brano l'ha curata Luca Chiaravalli con Emiliano Bassi. E Luca Chiaravalli è un produttore che io avevo già conosciuto a Sanremo nel 2017, perché è colui che fa parte degli autori ed ha anche poi arrangiato il brano. Quindi è stato bello anche ritrovare Luca, che secondo me, insieme ad Emiliano Bassi, ha dato appunto a questo brano un bel carattere, non snaturandolo ma rendendolo molto molto attuale e giusto, secondo me, giusta sonorità per questo brano, per questo testo. Giulia, stai preparando qualcos'altro da un punto di vista discografico? Vedremo, ci saranno delle novità nelle... Allora, a dir la verità, in questo preciso momento no, perché siamo stati purtroppo travolti dagli eventi e c'è stata questa chiusura un po' più rigida che chiaramente ha un po' spaventato tutti, ha un po' bloccato il lavoro di tutti, però la musica va avanti, ho comunque in testa tante cose che spero di mettere in atto per il nuovo anno, in questo 2021. Vieni un po' da quello che è stato, cioè facciamo un po' un flashback, praticamente hai cantato un tormentone quest'estate, che è Mon Amour. Sì, una cosa che sinceramente non avrei mai pensato di fare, cioè io non mi reputo un artista da tormentone, sinceramente, ma non perché abbia ovviamente nulla con chi lo fa, ma non mi ci sento io, insomma, no? Con quest'animo molto leggero, io sono una un po' più impegnata in genere, però
allo stesso tempo, quando ho sentito Mon Amour, ovvero quando ho sentito la base, la produzione di Mon Amour, perché Roberto Cardelli, che l'ha prodotta, è venuto anni fa, perché questo è un brano che era nel cassetto da diverso tempo, a casa mia, facendomi sentire questa base, che probabilmente non era neanche pensata per me, insomma lui veniva lì, mi faceva sentire cose. Io ho detto, ma questa cosa è fighissima. Lui mi ha detto, io ci vedo un ritornello in francese. E io così, proprio di getto, in due minuti, pensando soltanto di appoggiare qualche parola per sentire il suono del francese, non per fare il vero e proprio testo, alla fine invece mi è uscita in una maniera coerente con il brano, giusta, con delle frasi insomma semplici ma dirette, e lui mi ha detto no no, questa non si tocca, questa rimane così e io voglio che la canti tu. Al che ho detto, ma è comunque un tormentone insolito, molto originale, perché non è cosa da tutti i giorni sentire in Italia, in Italia, nel nostro paese, un brano in tre lingue. Inizialmente era stato pensato in due, in italiano e in francese, e tutto cantato da me. A un certo punto abbiamo detto no, però questo brano risulterebbe meglio con una voce maschile e molto diversa anche dalla tua. A quel punto ho pensato a Samuel Storm, che avevo già conosciuto tempo prima, ma questo l'abbiamo fatto tutto quest'anno in fase di lockdown, cioè ormai devo dire lo scorso anno, perché siamo nel 2021, a marzo circa, e mi sono rimessa lì, ho detto no, quest'estate voglio far uscire questo pezzo. Ho pensato a Samuel l'ha ascoltato, ha detto è fighissimo, ma c'è un problema, io scrivo solo in inglese. Perché ho detto un'altra lingua, proviamo e sentiamo come risulta, al massimo non se ne fa nulla. E invece siamo rimasti tutti molto soddisfatti dal risultato, perché anziché, diciamo, la paura qual era? Quella di creare un minestrone di lingue, inglese, francese, italiano. Invece, non so come, si è amalgamato tutto molto bene e quindi il risultato è stato positivo. Infatti un testo con tre lingue, molto molto particolare, molto bello anche il video che è qui alle mie spalle. Dove l'avete girato, Giulia? Abbiamo girato in Sicilia, a Catania, tra l'altro è stato il mio primissimo spostamento dalla mia città post lockdown, era fine giugno. E è stato bellissimo girarlo, perché poi è diviso in due parti questo video. C'è la parte nel teatro Bellini di Catania, che è spettacolare. Quando sono entrata sono rimasta senza parole, una cornice strepitosa. Ma il primo giorno di ripresa invece è stato su un caicco in mezzo al mare siciliano, quindi comunque eravamo in questo clima di, siamo stati chiusi a casa per tanti mesi, riesco e mi trovo questo panorama, è stato pazzesco. E poi era una giornata meravigliosa, siamo stati veramente fortunati. Penso anche i ballerini siano stati presi da una scuola in particolare. Sì, erano tutti i ballerini del coreografo Luca Barbagallo, che è un coreografo molto molto stimato, è nato proprio in Sicilia, lui è siciliano doc, ma poi ha fatto tantissime cose. E poi c'è Claudia Pepa, che è la nostra guest dancer, e lei anche ha lavorato con tantissimi artisti, anche internazionali, tra l'altro è una persona meravigliosa, siamo diventate amiche, quindi si è proprio creata era una bella famiglia, eravamo tutti molto entusiasti, molto felici di fare questa cosa insieme. Giulia, il pubblico apprezza la tua musica, lo vediamo anche dalle visualizzazioni che hanno i tuoi video, insomma si va sull'ordine del 1,5 milioni. E 1,5 milioni di visualizzazioni anche per Togliamoci la voglia, che è stato insomma il tuo duetto sul palco di Sanremo con Rage. Che emozione è stata, tu che vieni da tanti palchi, diciamo, calcare il palco di Sanremo? Ma quella è stata tra le emozioni più forti che io abbia mai provato in assoluto, perché comunque avevo 23 anni, ma non cioè, anche se andassi adesso, insomma, però ero molto molto giovane e un'esperienza del genere fortunatamente l'ho, devo dire, affrontata secondo me nella maniera giusta, perché c'era un'altra persona vicino a me, e quindi comunque quando hai un altro artista vicino ti senti che l'attenzione non è proprio tutta solo su di te, e ti senti un attimino più leggera anche, no? Comunque condividi tutto, gioie e dolori, c'è un'altra persona con te, le ansie le dividi, insomma, e condividi. Però credo di essere stata anche fortunata, perché avevo già affrontato un palco molto importante, molto molto importante, che è quello dell'Arena di Verona, addirittura 4 anni prima, quindi ero, diciamo, un pochino forgiata, quello sì. Anche se devo dire che sì, Sanremo
Sanremo è un discorso un po' a sé, ti toglie veramente il fiato, ma è tutta la settimana, non è solamente quel momento dell'esibizione. Paradossalmente quel momento vola, neanche te ne accorgi, è tutto ciò che c'è intorno, tutte le interviste, la preparazione, l'album. Mi ricordo, è stato un periodo veramente molto molto... anche un po' stressante sotto alcuni punti di vista, nel senso che sai che comunque le aspettative sono alte, devi soddisfarle. Insomma, per una ragazza di 23 anni non è la cosa più semplice del mondo, però io ho un carattere che mi salva, devo dire. E ti dico che penso che sia stato apprezzato molto dal pubblico anche il un tuo recente post, insomma, video su Instagram in cui hai diciamo anticipato la non partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, affrontato in maniera molto costruttiva da parte tua. Dico, per una ragazza effettivamente giovane, prenderla tra virgolette così, la cosa non è effettivamente da tutti. Sì, come ti dicevo, fa un po' parte del mio carattere. Io sono una che nelle cose ci crede tanto, ci investe tanto, ma non sono una distruttiva, nel senso che poi ho visto anche il tipo di cast che è stato fatto, che è un tipo di cast che va verso prettamente una musica che non c'entra molto con la mia. È chiaro che mi ci sarei comunque vista bene, però allo stesso tempo va bene così, insomma, vado avanti, faccio tante altre cose e non mi butta particolarmente giù questa notizia. Chiaramente mi è dispiaciuto, perché è un sogno quello di tornare a Sanremo da sola con un brano, poi avevo presentato un brano strepitoso, però insomma vedremo cosa accadrà, però mi andava di dirlo io, sì, perché comunque mi ero esposta, me l'avevano chiesto diverse volte e poi quel giorno ero tempestata di messaggi, stasera, quando io invece già lo sapevo da qualche giorno. Allora ho detto no, mi sembra insomma onesto dirlo subito e mettere in chiaro le cose. Speriamo di sentirlo presto questo brano, allora. Guarda, è un brano che secondo me merita quel palco lì, quindi sarebbe un po', ho paura che verrebbe un po' bruciato in altre situazioni. Okay. Allora, Giulia Luzi, un artista a tutto tondo, diciamo, perché cantante, attrice, doppiatrice, però voglio prendere un pochettino step per step il tuo percorso artistico, diciamo. Allora, iniziamo un pochettino dai primissimi degli anni 2000, insomma, quando proprio piccolina iniziasti a fare la doppiatrice. Tra l'altro doppiatrice per dei cartoni animati che tu stavi anche guardando, si presume, a quell'età. Assolutamente sì, questo mi è successo per esempio con La Sirenetta, quando a 16 anni ho avuto l'onore di interpretare il prequel della Sirenetta, interpretavo Ariel in tutte le parti cantate. Per me quella è stata l'emozione più forte, perché come tutte le bambine della mia età ero a ruota di tutti i cartoni Disney, tra cui anche La Sirenetta, che se non sbaglio è uscita proprio nel 1994, l'anno in cui io sono nata, la primissima versione. Poi anni dopo hanno deciso di fare questo prequel, La Sirenetta 3, che è uscito non al cinema, soltanto in DVD, e io ho insomma interpretato Ariel con una canzone bellissima, e è stata un'emozione molto forte. Ma poi ho avuto il piacere di interpretare tanti altri personaggi, non so, Hannah Montana, interpretavo tutte le parti cantate di Miley Cyrus, Polar Express, che è un cartone che in questi giorni si è visto moltissimo in TV perché fa proprio parte un po' della tradizione natalizia, e ho cantato a 9 anni, è stato uno dei primissimi doppiaggi, questa canzone stupenda, con tutti i direttori dell'America, della Walt Disney, che erano lì, ma io me ne fregavo perché non capivo nulla, ero proprio totalmente incosciente. E meno male, perché insomma avere anche lì i responsabili della Disney America sarebbe stato, il rendermene conto sarebbe stato un po' ansiogeno. Invece io non sapevo nulla, non capivo nulla, e quindi me la sono goduta. Poi subito dopo diciamo Fiction, perché poi hai partecipato alla Fiction dei Cesaroni. Totalmente per caso tutto il discorso Fiction, perché non avrei mai pensato in realtà di fare l'attrice, non è mai stata la mia prerogativa, io ho sempre avuto questa forte passione per il canto. Però poi ho avuto il modo di fare questo provino, spinta da una persona che mi ha detto vallo a fare il provino, poi non si sa mai. Io ho detto va bene, ci vado, ma tanto insomma che cosa, non ho mai studiato recitazione, ero anche molto piccola, però pensavo che mi sarei dovuta comunque già preparare, invece no, mi volevano ragazzi molto naturali, molto non impostati, quindi sono andata lì
e sono stata totalmente me stessa. Ricordo un provino divertentissimo in cui non smettevo più di ridere, veramente non riuscivo, c'era Niccolò Centioni che poi ha interpretato Rudy in coppia con me, io non riuscivo a smettere di ridere, c'era la casting disperata perché mi diceva Giulia ti prego, e io ridevo. Poi siamo riusciti a farla, insomma, e poi è arrivata la chiamata che ero stata presa per fare questo ruolo. Da inizialmente possiamo dire che ero quasi poco più che una comparsa, e invece poi devo dire che il personaggio è veramente molto molto cresciuto fino ad arrivare ad essere a tutti gli effetti una coprotagonista. E devo dire che ho anche mi sono anche, diciamo, un pochino io tagliata fuori dalla fiction, perché nelle ultime serie io sono partita in tournée con Romeo e Giulietta, ho fatto questa scelta della quale ovviamente non mi sono pentita. Ho avuto, insomma, modo di realizzare questo altro sogno, però allo stesso tempo ho, diciamo, tolto quindi spazio al mio personaggio in TV in quella serie. Che cosa significa, cioè che cosa ti ha lasciato lavorare con artisti come Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci? Guarda, Elena la sento veramente una volta al mese almeno, e alcuni di loro sono ancora in contatto. Per esempio c'è Nicole Olivieri, che è quella che l'attrice che interpretava Alice, insomma, la mia migliore amica sul set, e con lei siamo veramente cresciute insieme e ci sentiamo ancora adesso, ci vediamo. Sono rimasti dei ricordi ben saldi, è un'esperienza che io ricordo ancora in maniera molto vivida, nonostante siano passati praticamente 15 anni dal primo giorno di riprese. Però sono quelle esperienze che un po' ti segnano, che ti fanno crescere molto, ti responsabilizzano molto. Comunque stare sul set con dei grandi attori vuol dire saper lavorare, cioè devi stare lì, devi stare al tuo posto, non devi disturbare, devi essere sveglia, attenta, rispettosa dei ruoli. Insomma, anche in quello devo dire che sicuramente il doppiaggio mi aveva già aiutata moltissimo, perché avevo già alle spalle qualche anno di doppiaggio, quindi vuol dire comunque lavorare con gli adulti e in qualche modo crescere prima, no? E poi nel 2013, come stavi dicendo prima, praticamente sei stata la protagonista Giulietta del musical prodotto da David Zarco. Sì, abbiamo debuttato il 2 ottobre del 2013 all'Arena di Verona. Un'emozione del genere credo sia stata veramente la più forte in assoluto, anche più di Sanremo, per il motivo che vi dicevo prima. Comunque a Sanremo ero io, ma c'era un'altra persona con me. In Romeo e Giulietta è vero che c'erano tanti artisti con me, però ero la protagonista assoluta. A 19 anni calcare l'Arena con una diretta televisiva su Rai 2 in prima serata, quindi insomma devo dire che l'emozione si faceva sentire. Quella è stata in assoluto l'esperienza di Romeo e Giulietta, quella che mi ha insegnato più di tutte a sapermi muovere in questo mondo e a farlo con un certo rispetto per quello che stavo facendo e che faccio, perché la tournée ti insegna tantissimo. È massacrante, è stancante ai massimi livelli, ma quello che ti regala a livello di emozione è incomparabile. Noi abbiamo avuto modo di fare più di 500 repliche, anche internazionali, anche ad Istanbul siamo stati, e devo dire che anche all'estero, forse ancora di più che in Italia, non so come sia possibile, ma è stato così. L'entusiasmo era alle stelle, e ogni sera avere comunque un pubblico diverso da quella carica e quell'adrenalina che ti serve per affrontare questo lavoro, perché quando viene a mancare quella finisce tutto. Poi arriviamo al 2015, tale quale show, terza classificata. Quella è stata la più divertente in assoluto, lo dico sempre. Addirittura mi spaventavano i miei colleghi che già avevano fatto tale quale, dicendomi: mamma mia, è stancante da morire, sarai distrutta. Ma io invece sono arrivata lì e mi sono divertita, ma non per niente, ma perché quando vieni dal teatro e da 2-3 repliche al giorno, stare lì qualche ora a fare prove o a farti truccare, per carità, è stancante, magari più la parte del trucco, ma è stata un'esperienza che rifarei altre 200.000 volte, perché è divertente, è una sfida ogni settimana. Poi loro lì sono favolosi, riescono a creare un'atmosfera familiare divertente, simpatica. C'è Carlo Conti che è un ottimo padrone di casa, tutti gli autori, tutto il corpo di ballo, il coreografo, trucco e parrucco, la sala trucco e parrucco era una festa continua, i costumi, è tutto meraviglioso. Tale quale è veramente un'esperienza bella, sana, costruttiva,
che auguro a tutti i miei colleghi, diciamo, del mondo dello spettacolo, anche perché comunque ti mette a dura prova ed è una sfida, molto bello. A differenza del Romeo e Giulietta e a differenza ancora dei Cesaroni, il tale quale ti dava la possibilità, ecco, di doverti immedesimare in un personaggio ogni volta, ogni settimana, un personaggio diverso. Non penso sia una cosa così facile. No, facile non lo è affatto, appunto è una sfida tutti i giorni, tutte le settimane. Poi devo dire che lì ci sono dei coach favolosi, io ho lavorato con Maria Grazia Fontana e con Emanuela Aureli per tutta la parte, diciamo, più fisica, più interpretativa. Però poi facevo anche tanto, tanto lavoro a casa, cioè mi sono tanto preparata a casa riguardando i video, studiandomi. Io poi sono una perfezionista, una proprio che va a guardare il capello, e quindi ho perso tanto tempo, ho investito tanto tempo e mi sono divertita molto a cercare tutte le sfumature e tutti i particolari, anche da sola. Quindi facevo un lavoro doppio, ma lo facevo con grande passione. Giulia, poi per non farci mancare niente, alla fine anche conduttrice radiofonica di un programma il martedì dalle 19:20:30 su Radio Italia anni 60, Super Giulia. Quest'anno è arrivato questo regalo inaspettato, bellissimo, che sto portando avanti e che quest'anno crescerà molto, crescerà ancora di più. Sono felicissima perché ho pensato io alla stesura, all'ideazione, a tutto ciò che riguarda questo programma. È tutto frutto del mio lavoro, delle mie idee, e che vedo che stanno crescendo e stanno, diciamo, montando anche a favore di pubblico. Ci sono tante persone che lo seguono ormai come appuntamento fisso ogni martedì dalle 19 alle 21, e quindi è a Radio Italia anni 60, che è una filiale di Radio Italia, quindi è una radio storica del nostro paese, e sono molto molto felice anche di questa nuova veste in cui ho modo di cantare tanto, che in questo momento mi manca, perché comunque lì c'è una tastiera fissa, c'è un musicista fisso, quindi ci divertiamo anche a fare un po' di musica live, che purtroppo in questo momento è completamente bloccata, e quindi sono due ore di sfogo per me. Allora Giulia, io direi che più che Super Giulia dovremmo dire Super Giulia. Quindi, perché oggi abbiamo fatto una carrellata, diciamo, su tutte le tue capacità artistiche, che sono veramente veramente tante, e diciamo così giovane e diciamo già così completa, voglio dire, non è da tutti, quindi veramente pensiamo che il futuro per te possa non essere che roseo. E soprattutto da un punto di vista musicale, mi piace ricordare proprio i tuoi esordi con Amica Nemica e quindi con le sigle del Medico in Famiglia, per passare poi appunto a dei brani più raffinati, più funky, più elettronici, che abbiamo visto macinano milioni di visualizzazioni. Quindi benvenga Giulia, e che il futuro sia veramente roseo per te. Grazie mille Mimmo e Vincenzo, è stato molto bello chiacchierare con voi. Grazie ancora, ancora auguri Giulia. Prendendo le prime cose a caso, non badi per niente a me.